Siamo insieme ai vertici del CONI, il dottore Messineo e la dottoressa Rau. Parliamo di questa manifestazione che si svolgerà qui a Siderno il 23 maggio prossimo, questa finale provinciale dei Giochi della Gioventù. Sì, effettivamente questa è una manifestazione che va a organizzarsi alla fine di un percorso che è durato un anno e che ha impegnato 27 scuole, se non mi sbaglio, e quasi 2000 alunni delle scuole medie della prima fascia. È una bella manifestazione che è nata nel 2007, quindi abbiamo avuto già delle grosse affermazioni. Qui accanto a me c'ho la responsabile tecnica del progetto che ha, diciamo che con lei è nato il progetto, perché i primi anni si è andato un po', no? Per tentativi, e lei col suo staff e con altri amici tecnici hanno realizzato questo bel progetto che coinvolge tutti i ragazzi. Benissimo, allora escluso. Ce lo facciamo illustrare questo progetto? Il progetto Giochi della Gioventù nasce dal CONI per far sì che tutti i ragazzi, perché ormai nel mondo d'oggi la vita diventa sempre più sedentaria, possano partecipare alle attività sportive, e quindi si è preso come punto principale l'identificazione del gruppo classe, quindi del nessuno escluso, e tutti i ragazzi parteciperanno al progetto e hanno la loro parte integrante all'interno della classe che poi risulterà vincitrice del progetto. Avete scelto Siderno? Abbiamo scelto Siderno per la disponibilità veramente illimitata dell'amministrazione comunale, per la bellezza del luogo, per il campo sportivo che ci ha sempre accolto e nel quale noi siamo arrivati sempre con piacere, e le giornate fatte qua sono sempre state bellissime. Possiamo dire allora, dottore Messineo, sport per tutti, nessuno escluso. Sport per tutti, nessuno escluso. Vorrei rimarcare ancora di più quello che ha detto Silvia sulla storica disponibilità sportiva di Siderno. Siderno, ai miei tempi quando ero giovanissimo, era un punto di riferimento sportivo importante per la provincia. Quindi questo fatto qui che ci accoglie sempre con simpatia e con disponibilità è un motivo di orgoglio anche per noi. Grazie. Solo la logistica me l'avete dato, cioè solo l'opposizione, che era quello che dicevamo, perché abbiamo l'unico problema che... Ah, un palchetto. È un tappo. Se c'è è bene, se non c'è... Se si mangia, se c'è è bene, se non c'è... No, l'unico problema è... C'è la pista, sì. All'inizio, entrando dal cancello, c'è tutta la parte, diciamo, un po' più libera. Sì, ma c'è il posto proprio di solito dove fanno la tribuna, quando fanno le gare. Finché entrando sulla destra, perché il programma prevede l'ingresso alla Duna, la giornata, l'autorità, con le marcette, con l'assessore, tirando parole, ebbene, e i ragazzi siedono nel campo di fronte a questo problema. Possiamo mettere pure di fronte la tribuna coperta. Noi la pista non utilizziamo, sul campo non si può. No, c'è un posto di fronte, quello che si dice. Andiamo a fare un sopralluogo e poi lo vedremo. Di fronte alla tribuna coperta? Di fronte. Dove c'è? C'è sotto la tribuna scoperta. Un po' spostato su una cosa. No, dice che lui lo vuole assegnare. Voglio dire. Pronto. Però la postazione, parliamo di postazione, vabbè, il giorno prima. Come al solito, ci verrà a sapere si stabilisce come parte più o meno. Ecco, cioè, poi non è indispensabile il pacco, non è che ma noi ce l'abbiamo, non abbiamo problemi, però non vogliamo, siamo tecnici, no, montiamo una cosa là, diciamo, non c'è una zona dove l'anno scorso ma c'è la zona dove montarlo sicuramente, ma non troppo lontano, come dici tu di fronte, ma è troppo lontano. E lo vuoi dietro la porta, come dici tu, quasi, è dietro la porta. Quasi dietro la porta, esatto. Pronto? Perché poi ragazzi, se ne no, perché c'è... Con la bacconcina. Va bene, pronto. Salvo io, su. Montato, su. Salvo su. Va bene. Entrando da abbiamo montato, speaker poi mi dice che è troppo lontano, questo, no, ma è lontano. Il problema non è... Il problema è... A livello di potenza, però il radiomicrofono quello è il quale la potenza. Il radiomicrofono c'ha un limite. Grazie di tutto. La saluto. 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 La mia penna da lasciarmi. Come... Ti lascio la mia penna, che è una penna che special. Te la salgo io poi. Avremo modo di... Ciao. Ciao Mori. Ci vediamo. Tu stai andando via? Sì, sto andando via.